11 maggio 2001 e quella data non la scorda più nessuno, ma soprattutto l'azzurro nero, perché quel derby l'abbiamo vinto 6-0. Poveri Pirla, vi conosciamo, voi che credete di essere gli ultras di Milano, ma sempre muti, cariche zero, più che una curva voi sembrate un cimitero. E Inter merda, Inter merda. Dai ragazzi, allora come siamo? Bentornati sul canale del Briga, ragazzi. Vi ho messo questa qui, questa coreografia qui che mi piace tantissimo. Quel giorno lì, questo derby lo vincemmo. Questo è un derby vinto con Sinisa Mihajlovic in panchina. E mi ricordo perfettamente che nel momento in cui la curva sud srotolò questa immagine straordinaria del nostro Mark Hatley saltare minz metro di chiodo con paperin caseso, bababam, un'incornata di Kid Mavis. Me la ricordo così bene, quel giorno mi gasai così tanto a vedere quella coreografia che dici, questo derby, ma quindi ragazzi, mi raccomando, curva sud, mi raccomando, domani fateci vedere qualcosa di speciale, qualcosa di bello, perché domani ci saranno 57.000 anime a San Siro e la stragrande maggioranza sarà rosso-nero, visto che domani giochiamo in casa, quindi sfruttiamo questa carica di un ambiente che non vede l'ora di fare questo tipo di partite, visto e considerato che siamo finalmente adesso, stiamo cercando di tornare a una parvenza di normalità e quindi domani voglio uno stadio vero, uno stadio da derby, uno stadio da Milan. Ok ragazzi, quindi mi raccomando, carichi a palla, carichi a palla. Vi voglio dire, ho aspettato stasera per fare il video perché mi aspettavo un tipo di partita particolare oggi a Torino, quindi ho detto il video non lo voglio fare solo ed esclusivamente dopo la conferenza stampa di Pioli, ne parlerò subito della conferenza stampa e delle notizie che sono venute fuori, ma volevo aspettare la partita di stasera di Torino perché immaginavo che la partita la Juve l'avrebbe vinta in qualsiasi modo, a come a ieri. Proprio lo sapevo che sarebbe andata così, perché dopo due sconfitte consecutive in campionato non è che potevano steccare di nuovo e ritrovarsi quasi quasi a lottare per salvarsi una teppica, è vero? Invece che cosa è successo? Che oggi è successo un bel po' di cose sono successe. La Fiorentina ha fatto una gran bella partita, si è fatta preferire alla Juve in tante situazioni, specie in alcuni momenti del secondo tempo. L'ho preferita alla Juve, ha giocato me. La Juve sta in udo, Agni. Alla Juve sta in udo, lo sapevamo già. Oggi hanno confermato questa tesi, la tesi di Nastenud. Però che cosa è successo? Che sul finale del primo tempo non è stato assegnato un calcio di rigore alla Fiorentina, che all'inizio non tanto hanno fatto vedere bene, poi dopo abbiamo visto meglio le immagini. Ovviamente all'inizio il VAR non le vede, ok? Cioè il VAR, noi nell'era del VAR vediamo ancora cose di questo tipo, ragazzi, è inaccettabile. È inaccettabile! Un fallo di mani col braccio, un'entrata scomposta, Kvaratskhelia da Xhe. Pallone in pieno sul pugno, Nannieri gol. E allora diteci voi quali sono i calci di rigore? Sono cambiati i regolamenti di nuovo? Per caso oggi c'era un nuovo regolamento? Perché poi ogni volta ci sono delle sfaccettature di un regolamento, di un cazzo, che ogni volta escono fuori, ok? Quindi un rigore clamoroso non dato, poi la partita è andata avanti così, di qua, di là, e poi che cosa è successo? Che è stato espulso Milenkovic. Doppia ammonizione, abbiamo rivisto l'immagine. Chiesa ha fatto uno dei suoi tuffi magici perché Chiesa Wagner è specializzato. È specializzato. Yed, Dybala e Cuadrado sono gli special one per quanto riguarda i tuffi. Sono qualcosa che la cagnotto Mbart da chi si tratta. Non è niente, niente a che vedere. È un fenomeno. Chiesa ha fece ad Amnasacciuc a tuffo. Quindi anche lì c'è stata un'espulsione, doppia ammonizione, sembrava netta l'ammonizione, in realtà non l'ha toccato proprio, wait. Comunque, no, nessun problema perché Milenkovic sta squalificato contro di noi, è stato ammonito anche Martinez Quarta, squalificato anche contro di noi, quindi contro di noi a Firenze mancheranno i due centrali difensivi, quindi sinceramente io durante la partita
Speravo che come si chiami, che Vlaovic, che Milenkovic fosse ammonito per la seconda volta, perché preferivo piuttosto dargli la partita vinta a Kiss Do, che andiamo a fare né calle né freddo, però io magari mi vado a giocare la partita a Firenze senza due centrali, è una cosa che mi prendo, che è una cosa che mi prendo. Detto questo, va detto che però la giocata di Cuadrado, perché quel che è giusto, la giocata di Cuadrado sul gol è qualcosa di straordinario. Questo è un giocatore che, per quanto io ci ho sulle palle, perché è inevitabile, penso che il 99,9% dei tifosi non juventini ce l'hanno sulle palle. È un giocatore che spesso e volentieri è scorretto, è più che scorretto, è furbo, è proprio smaliziato, riesce a prendere falli quando non ci sono, si inventa addirittura da lui il calcio per far finta di averlo subito, come successe l'anno scorso con l'Inter, il calcio di rigore che poi è valso la Champions. Però Wagner, quando punta, quando salta all'uomo con quella veemenza, con quella cattiveria, con quella velocità di esecuzione, è veramente immarcabile, è immarcabile. E poi calcia forte, mette in mezzo quei cross tagliati, radenti, che chi da come la tuc, se ne vuole in bord, pur de keul, se ne vuole in bord, tant'è vero che aveva segnato anche Morata, canane cazzo useo, però stava in fuorigioco, però voglio dire quel cross lì che mette, quella cattiveria. Quando l'ho visto, poi non so perché stava in panchina, evidentemente non stava tanto bene, perché se non era non giocò nemmeno l'altro giorno in Champions, perché altrimenti sarebbe veramente ridicola la scelta di Cortomuso, perché ha fatto veramente, ragazzi, è uno che, tra l'altro, perché sta a scadenza di contratto, io sinceramente un esterno destro come lui, che sa fare il terzino, sa fare l'esterno, sa fare che salto, poi non è mai... come dire, non è mai banale, non è mai domo, è sempre affamato. Io mi pighissimo, onestamente, lo so che non verrà mai, però è un discorso che, sai com'è, nonostante tengo proprio veramente sopra, però è un giocatore che quel che è giusto, fa veramente la differenza. Detto questo, comunque sì, la Juve si è presa i 3 punti, vabbè, ci sta, ci sta. E niente, parliamo del nostro della nostra partita di domani. Quindi domani derby fondamentale, perché in questo momento siamo a più 7 sull'Inter. Abbiamo, non dico un match ball, ma abbiamo veramente la possibilità di allontanarli veramente parecchio. Non sarebbe veramente male metterli non voglio neanche dirlo, quindi non ci pensiamo, facciamo la nostra partita, cerchiamo di concentrarci sulla nostra partita. Finalmente buone notizie, nel senso che abbiamo recuperato Rebic, non si sapeva Kuskristin da Donnarumma, finalmente l'abbiamo recuperato il soldato Rebic, quindi speriamo possa dare una mano subito nell'immediato. Dovrebbe essere convocato anche Florenzi, che ha già svolto un paio di allenamenti con il gruppo. E quindi, ragazzi, diciamo buone notizie. Purtroppo in questo momento dobbiamo fare a meno del nostro Theo Hernandez per un'espulsione che non c'era. Dobbiamo fare ancora a meno del nostro portiere titolare, anche se sta iniziando a fare qualche lavoro per farsi trovare pronto quanto prima. E poi niente, ragazzi, e poi ci mancherà Messias, che non è ancora a disposizione. Lo ritroveremo probabilmente dopo la sosta, sperando che sia la volta buona, perché anche lui, secondo me, sarà un giocatore che ci può veramente, veramente tornare utile. Che altro dire, ragazzi? Queste sono le principali notizie della giornata, della conferenza stampa di Pioli. Un Pioli che mi è sembrato molto, molto, come dire, veramente carico. L'ho visto bene, l'ho visto con tanta voglia di far bene. Veramente calato dentro il mondo Milan sono contento davvero di avere un mister come lui. Spero domani di vedere una partita da Milan, nel senso voglio vedere di nuovo quei ritmi, voglio vedere i ritmi che abbiamo visto a Bergamo, voglio vedere il Milan che abbiamo visto a Roma, voglio vedere quel Milan dominante, voglio vedere quel Milan che fa la partita, che decide i ritmi, che fa la partita a 360 gradi. È questo che vorrei vedere. Poi speriamo che questo possa collimare con il risultato finale di una grande vittoria, perché sarebbe veramente, ragazzi, tanta tanta roba. Che altro dire, ragazzi? Questo è quanto.
carichi ragazzi, cerchiamo allo stadio di veramente di caricare l'ambiente, di urlare come non mai, di veramente di fare la differenza, perché in questo momento qua, ragazzi, lo stadio, dopo tanto e tanto tempo di stadi chiusi o semi chiusi, avere quasi 60.000 persone domani allo stadio può fare la differenza. E quindi, ragazzi, sfruttiamo questa cosa. Sono tanti anni che non sfatiamo questo tabù, perché sono tanti anni che in casa non lo vinciamo il derby. Quindi, ragazzi, mi raccomando, facciamo in modo che questo possa succedere, e mi affido alla nostra curva. Fate qualcosa di speciale, caricate, caricate, caricate. Forza Lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti, ragazzi.